Ciao a tutti ragazzi, sono Mazzetes e innanzitutto devo scusarmi perché ho tagliato una parte del video, ossia sono stato costretto a tagliare una parte del video perché il video mi si è proprio cancellato dal computer, cioè lo stava salvando appena finita la registrazione e il computer si è spento, è saltata la luce e quindi ciao al video. Però quello che volevo dire è che in pratica non è che abbia fatto granché, sono andato giù sotto a scavare un po' e ho preso un po' di ferro che ho cotto, ho fatto due secchi che adesso andrò a utilizzare e ho trovato dell'alatro che adesso vi faccio vedere. Alatro. È questa gemma qua in pratica che si trova fatta così e ho fatto dei lingotti per farmi un piccone, ho scavato un attimo qua giù. Ho messo questa fornace e questa chest, ma non è successo nient'altro. Adesso il mio obiettivo sarebbe quello di andare a prendere dell'acqua per iniziare a fare una piccola coltivazione qua vicino, perché mi sta facendo sto casino. Ok, quindi torniamo di là dove avevamo messo. Ah, ecco, ho anche piantato degli alberi di banana, 1, 2, 3. Vi ricordate che avevamo preso i sapling nel primo video, forse. Allora, adesso andiamo a prendere un po' di acqua, così da poter seminare. E dove diamine era la zona con i... Scusate che adesso non mi ricordo più dove diamine devo andare. Ah, laggiù. Benissimo. Allora, comunque, e quindi non è successo molto nel video precedente, anche perché erano stati circa 10 minuti e ho passato la notte là sotto a scavare. Ho preso anche del carbone, ma boh, nulla di che. Allora, adesso prendiamo un po' di acqua. Naturalmente mi sono buttato qua dentro, cosa che non avrei dovuto fare. Perché adesso come ne esco? Ok, risolto. Comunque, qua è cresciuto dell'altro cotone. Bello, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Il cotone, sì, io sono un amante del cotone proprio in modo... Ah, no, è vero, quando si fa come Minecraft con 4 stringhe ma con una sola, ci dà la lana. Abbiamo bisogno di 3 pezzi di lana. Facciamoli tutti in lana, va. E ci possiamo fare il letto che... Ah, ma forse si possono anche fare i letti colorati adesso. Non mi ricordo, devo controllare se ho messo la modifica dei letti colorati. Sì. Sì. Ne facciamo un arancione, mi piace l'arancione. Ho bisogno di due orange wool. Che è? Com'è? Orange wool. Ho bisogno forse di un tulip. Orange bed, però come orange pigment, ma dopo guarderò. Vabbè, adesso che barba. Facciamoci un letto normale, facciamo un letto normale. 1, 2, 3, i due stecchetti, un letto bianco. Va bene, facciamoci un letto bianco. Facciamo così. E torniamo in là. Avevo fatto il pillar con la luce, per fortuna, quindi dovremmo ritrovarlo. Perché ora come ora che l'ambiente non mi è molto familiare, mi è un po' difficile trovare i posti. Però là c'è il nostro pillarino. Oh, cioè non cadere, sennò ci possiamo fare molto molto male. Dopo penseremo anche al letto colorato, ma per adesso ce ne facciamo uno bianco. Lo so, bianco un po' da fapper, però... Ta ta ta, e ora come ora mettiamolo qua. Sì, lo so, è una casa schifosa, cioè nessuno ha mai visto una casa così brutta. Però pian piano la metteremo poi a posto. Bello, dormiamo. Buonanotte. Benissimo.
Ecco qua il nostro belletto, non è proprio per niente bello bianco, però. Adesso abbiamo i nostri due secchi d'acqua, quindi la prima cosa che faremo è fare una sorgente infinita di acqua. Le sorgenti infinite di acqua, allora l'acqua in pratica è fatta in modo che messa così, essa decresce fino a coprire uno spazio, mi pare, di 8 blocchi. Adesso vedremo dal punto dove è stata piazzata. Infatti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 9 blocchi. Comunque qua, vedete, non è un cubo pieno, quindi non possiamo prendere l'acqua così. Si possono prendere solo nei punti dove è piena, cioè qua corrisponde all'unico pu punto dove l'ho piazzata. Infatti se io faccio così, l'acqua adesso pian piano scomparirà. Infatti. Però, essendo che se io vado a mettere due sorgenti di acqua in diagonale, oppure con uno spazio in mezzo, cioè separate da un blocco, l'acqua di questa scorrerà là e l'acqua di questa scorrerà là. Quindi questo qua si andrà a riempire e si formeranno quindi tre blocchi pieni di acqua. E se uno prendesse questo, prendendo questo, esso si riformerà sempre, perché in pratica da qua scorre qua e da qua scorre qua, quindi è dell'acqua non che hai piazzato tu, ma dell'acqua che si viene a creare. E questa in pratica è una sorgente di fonte infinita ed è molto molto comoda per avere sempre dell'acqua a portata di mano. Adesso faremo magari che farla qua una sorgente di acqua infinita e la faccio di 4x4, così è più comoda. Perché se la facessi così, prendendola da qua o prendendola da qua, si rovinerebbe tutto, perché non sarebbe più una sorgente di acqua infinita. Mentre invece, perché è obbligatorio che ci sia in qua. Mentre invece, visto che funziona anche in diagonale, facendolo così e così, c'è sempre, cioè viene sempre riempita. Prendendola da qua, infatti, da questo che sono pieno, riempiranno quello. Prendendola da qua, eccetera, eccetera. Quindi funziona sempre. Adesso vedete, andrà a scorrere, però qua non possiamo prenderla. Mettendo invece questo qua, vedete, si riempie e ci sono quattro blocchi pieni di acqua e noi abbiamo i secchi pieni di nuovo. Benissimo, allora adesso vediamo dove andare a fare questa nostra piccola farm. Magari la facciamo qua dietro. Beh, piccola no, in realtà dovremmo farla un pochettino grossa. Sì, a me piace questo spiazzo qua, ci sono degli alberi un po' fastidiosi, però vabbè. Allora, facciamo che fare una farm. Potrei metterla qua sotterranea in modo che non si veda, però mi piace di più vederla l'acqua, è più carina secondo me. È più carino se si vede l'acqua. Allora, io farei che fare dei blocchi. Allora, innanzitutto il modo più produttivo per, usando un solo piano, per coltivare più cose possibili è di fare un blocco d'acqua e qua intorno tutte zone arate. E poi un altro blocco e tutte zone arate. Però mi piace poco. Quindi farò una cosa molto tradizionale, tipo così. E faremo varie file. No, qua magari riempiamo, mi piace di più così. E faremo magari varie file in cui intervalleremo l'acqua alle coltivazioni. Allora, ora come ora credo che questo ci basti. Ne facciamo anche qua con l'acqua. Come vedete, il fatto della sorgente infinita di acqua è molto comodo, perché così in pratica tutto quello di cui abbiamo bisogno sono due secchi di acqua.
e con quelle si possono fare rapidamente un sacco di cose. Allora, innanzitutto vediamo quanti semi abbiamo e di che cosa. Ne abbiamo tantissimi semi. Facciamo magari delle zone separate, tipo. Questi quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo, quindi facciamo 4 di una cosa e 4 di un'altra. 4 di una cosa e 4 di un'altra. Quindi 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Quindi ho bisogno di farne almeno altri 2. Ok. Così sia a posto. Questo perché non me lo prendo? Ah, perché ho l'inventario pieno, naturalmente. Questo albero poi magari lo elimineremo. Andiamo allora a svuotare un attimo l'inventario. No, facciamo così. Così possiamo prenderlo. Esatto, benissimo. Allora, riempiamo i nostri due secchi. Uno e due. Uno e 2, 1 e 2, dai, 1 e 2, 1 e 1 e 1 e 2. Scusate se lagga un po' ogni tanto, ma non è assolutamente colpa mia, cioè non ho aperto praticamente niente oltre a Mindtest e alla registrazione naturalmente. Allora vediamo, ok, così mi piace, poi dopo magari ci faremo anche una staccionata e balle varie, però ora come ora non ha molto senso. Facciamo che sterminare questa. Qua facciamo la zona uova latte. Sì. Uova e latte. Ho un sacco di semi. Due. Morto. No, facciamola di pietra. Non c'ho voglia di sprecare del ferro per una zappa. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Fino a qua. Fino a qua mettiamo i semi di latte. Ecco, naturalmente questo adesso non me lo prende. Vabbè, lo prenderemo più tardi. E qua mettiamo scemo. Ho cliccato con il destro al posto che con il sinistro. Comunque là mettiamo i semi di uova. Ok, sì, l'immagine l'ho fatta io, sia per il latte che per le uova, poi le vedrete quando crescono. Sono abbastanza brutti, però era per differenziarli, per fare una loro texture che mi facesse capire che cos'erano. Allora, in pratica adesso, forse è meglio fare così, così raccoglie quelle schifezze che tolgo. Di qua facciamo la zona. Sto pensando, eh. Facciamo fragole e arance. Sì, dai, facciamo una zona fragole e arance. Fragole ne ho solo 7, quindi faremo 1, 2, 3, 4, 2, 6 e 7. No! Ecco, mi sono rovinato un affare. E bella, crescerà della roba. E poi ben detto arance. Arance ne ho 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10. Ah, non è un... Ah! Quando ho arato mi è apparsa quella, si vede. Bene. Allora. Oh, è un altro strawberry. Così siamo a posto, benissimo. Allora, adesso cosa facciamo? Mettiamo pomodori e carote? Sì. Pomodori e carote, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Qua ne ho abbastanza sufficienza. Ok. Sta diventando notte, quindi credo che faremo quest'ultima parte. Niente, la picca mi ha abbandonato, quindi io vi dirò ciao e ci vediamo al prossimo video che caricherò più tardi, ma io registro subito adesso, in cui continueremo la nostra coltivazione. Ciao a tutti ragazzi e grazie per aver visto questo video.